Buongiorno ragazzi, bentornati a un altro video. Come sempre, Giulio di Muscoli a Vita. Oggi è sabato mattina, sono le 10 del mattino. Sono andato a dormire ieri sera alle 4, ma comunque mi sono svegliato. Più o meno ormai dormo solo 6-7 ore. Sto editando il video che vedrete oggi di sabato, spero vi piaccia. Oggi in realtà non sapevo che cosa fare, ho tirato fuori questa telecamera perché veramente ho voglia di fare un video per voi. Probabilmente ora dovrò scendere perché l'internet in casa mia è troppo lento, quindi devo andare giù nella lounge dove devo caricare, che l'internet è molto più veloce, ragazzi. YouTube vi sembra una cosa facilissima, ma in realtà dovete filmare il video, editarlo, controllare che vada tutto bene, trovare un punto con l'internet sufficiente, metterlo su e mettere tutte le meta descrizioni, i tags, eccetera eccetera. Quindi veramente è un processo lunghissimo, però mi piace un sacco farlo, quindi spero vi sia piaciuto quel video. Ora, senza prendervi altro tempo, mi sa che ha quasi finito di editare, mi sa ancora 10 minuti, poi lo devo esportare, poi scendo giù per caricarlo. Iniziamo questa giornata. E ragazzi, benvenuti nella lounge del mio appartamento, mi sa che non ve l'ho mai fatta vedere, insomma, veramente abbastanza, un posto bello. Mi serve, devo venire qua per caricare il video, che l'internet funziona fortissimo, però la cosa positiva è che venite qua, ci sta una macchina del caffè e del tè, quindi io, mentre ogni volta che vengo qua mi faccio un tè, un caffè, anche il cappuccino eccetera eccetera. Non è buono, non è standard italiano, però meglio di niente. Comunque sì, magari un giorno ve la faccio vedere meglio, perché abbiamo anche la palestra in realtà sopra. Non so, magari ve la faccio vedere più tardi. Una piccola palestra, c'è anche il personal trainer, però veramente minima. Ma magari posso fare un po' di video informativi in futuro per voi. Comunque io in questo momento metterò il video per voi online e poi non lo so, vediamo dove ci porta questa giornata. Ragazzi, è mezzogiorno e io sto per andare in palestra, ma prima di andarci mi farò uno scoop di whey protein. Questo è il gusto di my protein, milk cereal flavor. Mi faccio solamente uno scoop milk cereal flavor, è veramente buono, ve lo consiglio. È tipo, sarebbe cioccolato ma cereali, quindi cocoa cereal. Io mi faccio quindi questi 20 grammi prima di entrare in palestra e niente, ci vediamo là. Oggi farò qualcosa di un pochino diverso, farò, non dovrebbe essere una mia giornata di allenamento in realtà, ma farò un po' più di mobilità, un po' di stretching, magari provo a fare un repatterning, quindi degli esercizi che mi potrebbero aiutare con la panca piana, perché ho ancora un po' di dolore qua al centro del petto, quindi voglio vedere se facendo questi esercizi migliora. Magari vi porto con me, non so, devo vedere quanto è piena la palestra. Comunque ragazzi, guardate che tempo di merda c'è, è luglio ragazzi, e questa è l'Inghilterra. Becchiamoci in palestra, dai. Ragazzi, io ho appena finito il mio allenamento, non vi ho fatto vedere granché perché alla fine sono rimasto solamente un'ora e ho fatto veramente 30-40 minuti di mobilità, stretching, soprattutto qua sul nodo del petto che sto provando a rimuoverlo e sta andando bene. Quindi non vi ho fatto vedere granché e poi ho colpito spalle, e bicipiti e tricipiti, che sono veramente i gruppi su cui voglio lavorare di più, e quindi li sto colpendo con 3 volte a settimana di frequenza. Praticamente i gruppi muscolari dovreste tutti colpirli minimo 2 volte, e quelli invece che sono un po' in ritardo rispetto agli altri o che comunque sono i vostri punti deboli, provate a colpirli magari 3 volte. Detto questo, finito l'allenamento, un'oretta, mi sento molto molto bene e vado adesso a mangiarmi qualcosa. Ci vediamo a casa. Ragazzi, io sono appena tornato a casa e sto sistemando il casino che è successo col video, che era copyrightato, la canzone No Line sottofondo mentre parlavo, qualcuno l'ha copyrightata, e quindi uno, non si poteva vedere in alcuni paesi, e due, praticamente ho provato a rimpiazzare il suono e mi ha cancellato tutto il suono. Mi dispiace, grazie a tutti quelli che me l'hanno segnalato, e per caso se sapete un modo per, non so, prima di uploadare il video, per controllare se la canzone è copyrightata, eccetera, eccetera, me lo fate sapere nei commenti e mi aiutereste veramente. Evitiamo di ripetere questo stesso errore, mi dispiace molto. Comunque, io in questo momento lo riupload tutto e dovrebbe funzionare. Appena fatto questo, mangio il pasto post-workout che sto morendo di fame. Quindi mi sono preparato rapidissimamente un bagel al cinnamon con 50 grammi di tacchino, 3 formaggini light. Questo è semplicemente un piccolo pasto per prendere un po' di carboidrati, un po' di proteine post-workout, ma il pasto principale lo prenderò stasera a cena e vi farò vedere quello che prendo. Ma ora volevo parlarvi rapidamente, e vi metto qua, aspetta che vi appoggio, dovrebbe funzionare. Vi voglio un attimino parlare di due integratori che mi state chiedendo in continuazione. Prima, aminoacidi o branched chain amino acids in inglese. Secondo, ovviamente, la creatina, creatine monohydrate. Parto subito con gli aminoacidi. Quello che fanno
il nostro corpo ha bisogno di amminoacidi, una sostanza naturale per costruire le proteine che vanno poi a costruire i nostri muscoli. Sono veramente i mattoncini che messi insieme, sono lunghe catene, formano le nostre proteine nelle nostre fibre muscolari. Questo integratore non brucia grassi, non vi aiuterà a mettere su chissà quanta massa muscolare magra. In realtà bisogna utilizzarla solamente in due occasioni e non è necessaria, ma se volete avere quel 1-2% in più è raccomandata. Primo, vi allenate presto di mattina e siete a digiuno, quindi vi allenate a pancia vuota, non avete cibo nel vostro sistema, non avete proteine che circolano nel sistema perché non avete fatto un pasto precedente. I branched chain amino acids allora vi aiutano appunto a mettere in circolazione questi aminoacidi, a evitare il catabolismo muscolare e a essere sicuro che state ritenendo massa muscolare magra. Quindi se voi vi allenate di prima mattina, volete fare tutto perfettamente, allora i BCAA potrebbero essere per voi. Secondo, se invece siete in un periodo di restrizione calorica, siete a dieta, volete provare a mantenere più massa muscolare magra possibile, allora anche lì i BCAAs potrebbero aiutarvi. La dose raccomandata sono 10 grammi giornalieri, quindi potete decidere se volete prendere 10 grammi prima dell'allenamento o 5 grammi prima, 5 grammi dopo. Gli studi hanno dimostrato che non fa tanta differenza, la cosa importante è 10 grammi prima se siete in uno di questi due gruppi. Non è assolutamente necessaria, io l'ho utilizzata a volte, ma per esempio per questa dieta non l'ho utilizzata, non mi serviva. A volte la utilizzo, altre volte no, non è necessaria. È comunque completamente naturale, quindi se dovete convincere i vostri fatevi vedere questo video, non c'è un problema in assoluto. Secondo, creatine monohydrate. Allora, prima di tutto voglio dire, esistono un sacco di tipi di creatina, monohydrate, cristallizzata, Creapure, tutte queste cose qui. Sono tutte scam di marketing, di compagnie che vi vogliono confondere idee, dire che hanno trovato un nuovo tipo di creatina che funziona meglio, eccetera eccetera. L'unica creatina su cui sono state fatte ricerca scientifica è la monohydrate, monoidrata. Creatina, anche questa, è un acido organico, è presente ad esempio in una bistecca, nella carne rossa ci sono 2-3 grammi di creatina, quindi completamente naturale, l'unico integratore proprio che, su cui è stata fatta veramente tanta ricerca scientifica, completamente non c'è alcun problema, anche tutto quello che magari avete sentito che vi può danneggiare i reni o il fegato eccetera, non ci sono fondamenta. È veramente l'integratore su cui è stata fatta più ricerca e soprattutto l'integratore che utilizza ogni singolo atleta professionista. Creatina aiuta a rifornire i livelli di ATP nel muscolo. L'ATP è una molecola che viene decomposta dal nostro corpo per poterla usare in forma di energia. Quindi con la creatina sarete più esplosivi in palestra, non diventerete enormi, però sicuramente sono stati fatti un paio di studi, dato che siete più esplosivi in palestra potete fare più ripetizioni e questo allora accresce la forza e accresce anche la massa muscolare. Quindi questo è un integratore completamente safe, non c'è alcun problema, se lo volete utilizzare vi potrebbe aiutare ad aumentare la massa muscolare magra e anche la forza, è stata testata in pratica. Un'altra cosa che vi farà è sembrerete visibilmente più grossi, infatti quello che fa, una volta che iniziate a prendere questo prodotto, la creatina prenderà più acqua e manterrà più acqua nei vostri muscoli, quindi vi gonfierete un po', questo dall'aspetto visivo sembrerete più grossi, più gonfi, non so. Se volete provarla, perché no? Io non la sto prendendo da magari 4-5 mesi, sono così senza creatina, non so se la prenderò o no perché non voglio essere più gonfio d'estate, mi preferisco essere più definito eccetera eccetera, però quello che volevo farvi capire è che c'è assolutamente problema, questi sono gli unici due integratori che veramente su cui è stata fatta della ricerca scientifica, se volete provarli, provateli, che magari poi fa veramente un ottimo effetto e notate delle grandi differenze, magari siete più esplosivi in palestra, siete meno stanchi, riuscite a sollevare più peso, siete più forti e vi dà la carica, magari vi motiva, ma non pensate che questi vi cambieranno la vita perché questi vi danno il 5% in più. Cosa principale, allenamento e dieta, e se volete 5% in più andate a provare aminoacidi, se siete come uno dei due gruppi che ho detto prima, oppure la creatina. Per tutti, se volete aumentare la massa muscolare magra e la forza. Ho detto le dosi, 10 grammi di BCAA, 5 grammi al giorno di creatina, non importa fare il loading phase, è stato provato che non esiste, quindi semplicemente 5 grammi di creatina una volta che iniziate, ogni giorno, giorno per giorno. Creatina, se volete un consiglio, provate a scioglierla in dell'acqua magari calda, così che la digerite facilmente, o col del caffè, e magari anche con qualche fonte di carboidrati. Quindi io ne prenderei 2 grammi prima del mio allenamento con dell'acqua o col pre-workout, il caffè, e 2-3 grammi post allenamento con magari i miei carboidrati e le mie proteine, così che viene assorbita più in fretta. Questo è tutto per questi due
supplementi integratori non sono necessari. Magari farò proprio un video un po' più che va nei dettagli, nello specifico vi faccio vedere le diverse fonti e studi scientifiche. Detto questo, mi sa che è tutto. Se volete dei consigli personali, ovviamente mandatemi un messaggio o Instagram direct e vi posso dire se magari per voi, se ve la consiglio oppure no. Detto questo, io ora mi faccio una doccia e vediamo per cena cosa facciamo. Ultima clip qua per cena, vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, sarà una serata chill, quindi mi faccio qua mezzo pollo, quindi tante proteine, e anche un po' di pulled pork, quindi tante proteine. Quando gli altri si prendono questi super hamburger, voi ragazzi rimanete sulle proteine, perché io ad esempio oggi avevo abbastanza grasse, quindi ho deciso di comunque fare un delivery, però non volevo sgravare troppo, quindi invece di prendermi il burger mi sono preso semplicemente del pollo. Quindi io in questo momento mi mangio qua, mi godo questo pasto, spero che questo video vi sia piaciuto a tutti. Lo so, non ci stava un allenamento, però vi ho fatto vedere la mia vita in generale, e quindi mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciateci un like, mi raccomando. Vi voglio ringraziare a tutti per il supporto, benvenuti a tutti gli iscritti. Detto questo, andateci forte, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.